Bentornati in un nuovo video, come state? Allora, oggi è giovedì 25 agosto, sono esattamente le 13:05. Ho appena addormentato i gemelli e Alex al piano di sotto che fa i compiti, quindi ho una bella mezz'oretta per poter chiacchierare con voi, perché come avrete visto dal titolo, questo video riguarderà il menu settimanale, la spesa, piccoli trucchetti per risparmiare. Perché sto vedendo che veramente vi piace molto questa tipologia di video, piace molto anche a me e quindi ho pensato oggi di fare una bella chiacchierata con voi. Come sentirete dal mio tono di voce, mi sono un po' raffreddata. Io soffro molto con lo sbalzo clima esterno, poi insomma avrò preso anche un po' d'aria, qui è un continuo cambiare temperatura, un giorno c'è sole, un giorno la tempesta, aria fredda. Avevamo fino a un paio di giorni fa 17 gradi, poi sono tornati 29 ed ecco qua. E a me subito prende la gola. Comunque, insomma, ormai sono già 3-4 giorni che sto così, sto un po' migliorando, la voce sta tornando, sto prendendo qualcosina, insomma, avanti. I gemellini sono giornatine un po' pesantine, sono un po' nervosi. Nathan gli stanno uscendo, scusate, tre dentini qua sopra, quindi non vi dico com'è. Liam comunque si vede che vedrà il malumore del fratellino, anche lui è un po' nervoso, la notte comunque si agita e ancora fanno una poppata che ogni tanto mi chiudete, scusate che chiudo la porta. Perché i piccoli dormono in caso li sente mia suocera, ma in teoria non dovrebbero svegliarsi. Cucchi ovviamente è sempre con me. E quindi insomma ce n'è sempre una, no? Le mamme mi possono capire, molte di voi si confidano anche su Instagram e ci raccontiamo un po' i malumori, i momenti, momenti un po' così con i bimbi piccoli, ecco. Io devo essere sincera con Alex, è stata molto più liscia, nel senso che proprio vedo una differenza di caratteri, lui non era per nulla un bambino frignone, anzi, non si lamentava quasi mai, devo dire. Anche la fase denti è arrivata tardi dopo l'anno, ma come se non ci fossimo accorti. Un giorno non aveva denti, il giorno dopo li aveva. E quindi così, insomma, anche fine 2 anni e mezzo avrà avuto la febbre una volta, quindi veramente tutto diverso. Però, insomma, ogni bimbo è a sé, ecco. Comunque, fatta questa piccola introduzione, come sempre io ci tengo sempre a ringraziarvi per l'affetto che mi dimostrate, come il vostro sostegno, quindi veramente grazie di cuore, stiamo crescendo, abbiamo superato i 5.200 iscritti, quindi io ringrazio tutti coloro che insomma mi stanno dando fiducia e invito chi magari passa per la prima volta dal mio canale a iscriversi se ha piacere. E magari anche su Instagram, dove abbiamo modo magari di scambiarci qualche chiacchiera in più in direct. Io sono sotto il nome di A Casa di Adriana, ma in questa tipologia di video vi lascio sempre i riferimenti nel video, ecco. Comunque ragazze, detto questo, stamattina dopo aver finito la mia solita routine, che molti di voi conoscono, di preparazione pasti, pulizie, lavatrici, prima di uscire con i bambini come d'abitudine, ho preparato un po' di cose che vi devo dire, ho proprio scritto scaletta video menu settimanale. E qua invece ho preparato il menu di settembre che andrà dal 1 all'8, quindi è settimanale. Perché come molte di voi sanno, io faccio due spese grandi al mese, una ai primi del mese e una intorno al 10-11, insomma, dipende del mese, più 4 spese di integrazione che vanno a incorporare, diciamo, frutta, verdura, formaggi, quello che può servire, ecco. Solitamente nella spesa trisettimanale mi organizzo in modo da avere comunque verdure congelate, tutto ciò che riguarda scatolame, tra virgolette, quindi pasta, fagioli, salsa di pomodoro, pomodoro, insomma, quelle ovviamente nelle latte, tutto ciò insomma che non ha una scadenza vicina. Organizzo anche tutto ciò che riguarda carne, pesce, surgelato, insomma, in modo che diciamo cene e pranzi sono assicurati. Ecco, questo mi fa sentire un po' più tranquilla.
vado poi a incorporare con ciò che finisce solitamente nel fresco, quindi possono essere gli yogurtini dei bimbi, le briochine di Alex, possono essere verdura, frutta, formaggi, ecco, io mi organizzo in questo modo. Allora, iniziamo subito. Ho raccolto una decina di domande che sono quelle che vedo spesso sotto i video. Quindi ho detto facciamo un video proprio di menu settimanale. Ci tengo a precisare prima di iniziare come faccio in tutti i miei video che i miei sono semplicemente consigli. Non voglio insegnare nulla a nessuno, mi tocca specificarlo perché delle volte si creano poi polemiche secondo me inutili e assurde che vengono eliminate non appena le vedo, diciamo. Ogni tanto le lascio, ma più delle volte elimino perché non voglio che si crei un clima di polemica sotto i video. Ecco tutto. Secondo me chi guarda un video si deve rilassare, deve prendere spunto, un po' come faccio io quando seguo i canali che seguo, insomma, su YouTube. Quindi insomma io come con economia domestica, che è un'altra tipologia di video che mi appassiona molto e che piace a molti di voi, cerco semplicemente di raccontare il mio metodo di mamma, il mio metodo di mamma al momento casalinga, che lo sono diciamo da quando è gemelli, perché prima ho sempre lavorato anche con Alex piccolo e quindi io convivo da quasi 10 anni e da sempre mi sono occupata di tutto ciò che concerne la casa, pagamenti, menù, spesa. Quindi racconto semplicemente il mio metodo perché mi appassiona, mi piace. Io stessa per tanto tempo guardavo video su menù settimanali, cercavo piccoli trucchetti per risparmiare. A maggior ragione perché comunque le mie spese da quando ho due bimbi in più sono voluminose, quindi comunque spendiamo di spesa. E raccontandomi un po' con voi, a parte lasciando stare questo periodo che ha dei prezzi veramente allucinanti, tutto aumentato, comunque insomma il budget, molte mi dicono 100 a settimana, 200 a settimana, nonostante magari siano in 3 o 4, insomma ecco, ognuno ha i suoi budget e non è giusto che nessuno si senta deriso perché magari spende di più, spende di meno, ognuno fa in base alle proprie necessità, in base alle proprie preferenze, ai gusti alimentari e quant'altro. Ecco tutto. Fatta questa piccola introduzione, iniziamo dopo 7 minuti e 40. Bene. Allora, perché usare il menu secondo il mio punto di vista? Il menu, secondo me, è un modo molto utile per risparmiare tempo e denaro, nel senso che io lo uso da più di 5 anni e perché quando non lo utilizzavo non sapevo mai che cosa cucinare per pranzo o cena, diventava uno stress, tra virgolette, nel senso che dicevo e ora cosa faccio, cosa cucino, devo andare al lavoro, il bambino da prendere, devo fare questo, devo fare quello, se arrivo a casa troppo tardi non riesco a mettere su una zuppa. Piano piano ho iniziato a guardare video e a un po' studiare, tra virgolette, per capire come potermi organizzare. Da lì mi si è aperto un mondo di idee, un mondo di metodi, fino a che ho trovato il mio, che è quello che racconto spesso. Quindi il menù mi permette, ora a maggior ragione che sono passata dall'avere un bambino all'averne tre, organizzarmi il tempo, nel senso che io so più o meno ormai quello che mangiamo, utilizzo questi piccoli planner dal costo irrisorio di 1, 2 euro, 3 euro, insomma, molto comodi perché come vedete, Wiki Planner, c'è il posto per le note, per scriversi la lista della spesa e farvi fatto, insomma, fatto bene, con tanto spazio per scrivere lunedì, martedì fino alla domenica e io mi segno semplicemente pranzo e cena. Io se so magari che devo fare il ragù e lo mangiamo il sabato, per dire, io il venerdì già me lo preparo, anche perché secondo me il ragù preparato il giorno prima è ancora più buono. Quindi semplicemente guardo il mio menù, vedo quello che devo preparare e lo preparo con anticipo. Le pappe dei gemelli che ancora frullo e utilizzo omogenizzato e dico di nuovo lo utilizzo perché mi fa star più sicura, perché preferisco così, perché i dentini sono in fase di uscita.
perché ho fatto così anche con Alex, ho fatto io gli omogenizzati fatti in casa dopo 1 anno e mezzo, quando comunque la dentizione era più che partita. L'ho preciso perché spesso mi viene detto non dargli gli omogenizzati, mi sento meglio così e quindi mi fa sentire più sicura. Insomma, quando una mamma è sicura col metodo che utilizza, è già a metà dell'opera, secondo me. Quindi ognuna di noi deve seguire un po' quello che sente dentro. Ecco tutto. Quindi io le pappe me le preparo la mattina, lo vedete spesso nei video, utilizzo sempre le verdure, sia fresche che congelate, dipende. E poi per la pappa del pranzo metto 2 omogenizzati di carne, per la cena 2 di pesce, faccio la pastina, aggiungo grana grattugiato e olio al momento e così insomma preparandomi la mattina le pappe per loro, semplicemente 10 minuti prima di pranzare, 10 minuti prima di cenare, basta accendere il gas e scaldare. Idem per noi, preparo con anticipo la mattina quello che andremo a mangiare, o a pranzo o a cena o per entrambi. Se per cena magari devo fare delle fette di carne, ovviamente le faccio al momento, ma se so che l'accompagno con magari delle verdure grigliate, zucchine grigliate oppure verdure in friggitrice ad aria o al forno, me le pelo, me le affetto e mi lascio già la teglia pronta, così basta che la prendo, la inserisco o in friggitrice ad aria o nel forno e il gioco è fatto. Se so che ho l'insalata, la faccio al momento, se so che devo fare una zuppa, la faccio con anticipo la mattina. E così dicendo, ragazze, credetemi che è un ottimo metodo per risparmiare tempo e denaro, perché comunque fate una spesa mirata, sapete quello che andrete a consumare, potete fare anche comunque un po' di scorta quando ci sono le offerte 2 per 1, sapete insomma più o meno che cosa mangiare. Poi ovviamente se io mi segno pollo lunedì e abbiamo voglia di pesce, io inverto semplicemente e mangiamo quello che ci va più di mangiare, assolutamente. Però il menù secondo me è un ottimo modo per prepararsi con anticipo i pasti o anche farli al momento se uno ha tempo o preferisce farseli al momento, e ha comunque più o meno sempre sott'occhio quello che deve fare. Evita anche magari gli sprechi, perché io mi ricordo prima di utilizzarlo mi sembrava sempre di comprare tanto, spendevo tanto, poi di effettivo nel frigo non c'era mai niente. Invece da quando utilizzo il menù, e a maggior ragione vedendo i miei mega svuota la spesa, comunque mi reputo una persona che fa delle spese mirate ed equilibrate, perché vedete sempre tanta frutta, tanta verdura congelata, tipo spinaci, broccoli, tegoline o fagiolini verdi, dipende come li chiamate. Vedete carne e pesce che vanno a coprire minimo 7 o addirittura 3 settimane, quindi 7 giorni o 3 settimane, dipende da quando faccio la spesa. Vedete formaggi, insomma veramente cerco di seguire una buona alimentazione o comunque un'alimentazione che comprenda carboidrati, pesce, verdura, ogni tanto compro anche io le schifezze, quindi delle briochine confezionate, dei biscotti, perché comunque ahimè non riesco a fare tutto fatto in casa. Ecco, una pecca che vedete pochi legumi, vedete quasi sempre solo fagioli, ma perché mia suocera è allergica a ceci e lenticchie, e ai gemelli fino ai 2 anni non li do come ho fatto con Alex, altrimenti dovrei fare le prove allergiche e non mi va. E quindi insomma ho sempre paura di farli, però vi dico che sia io che Alex che mio marito amiamo le lenticchie, quindi mia suocera mi dice sempre falle falle, ma io ho sempre il terrore che lei magari pulisce e mi viene l'irritazione o per sbaglio non sa che ho fatto le lenticchie e le mangio, insomma è un po' un mio limite. Però sicuramente fa molto bene mangiare ceci, lenticchie, io stessa li amo, mia mamma me li faceva sempre, quindi sicuramente li introdurrò di nuovo adesso che comunque cambia la stagione e si ha più voglia magari di fare zuppe. Sicuramente, quindi ammetto che magari se non vedete quelli il motivo è questo. Però cerco magari di introdurre riso, farro, orzo, soprattutto nel periodo invernale. So che magari uno dice il farro lo mangi più in estate, però a me piace tanto anche in inverno. Allora, è un risparmio, quindi la prima domanda era perché usare il menù? Penso che ne ho parlato veramente per tanti minuti. È un risparmio? Ovviamente sì, ne ho parlato, diciamo che ho risposto anche a questa domanda. Leggi il tuo menù. Allora, scrivo
Spesa settimanale per lunedì ho programmato per pranzo pasta al pomodoro, per cena sovraccosce con patate che cucinerò o in friggitrice ad aria o nel forno. Ora ho ripreso a usarlo perché qui le temperature sono proprio cambiate, ormai non c'è più il caldo di prima e posso usarlo perché avendo un open space in estate non lo uso. Ma la friggitrice ad aria, lo dico sempre, per me è una salvezza. Martedì a pranzo semplicemente un panino e se magari abbiamo voglia di una mozzarella, un'insalata, la accompagniamo, insomma, ma solitamente il panino basta. Per cena frittata di spinaci con insalata e pomodori. Per pranzo il mercoledì crema di carote, ora che le temperature sono cambiate, noi amiamo fare tante creme, tante zuppe, mio marito le ama di meno, ma a lui o gliela faccio diversa o magari gli faccio qualcos'altro, non sempre gli va. Per cena bistecca ai ferri con broccoli, giovedì a pranzo pasta al pesto e solitamente prendo quella fresca col pesto da frigo. E per cena piadina con insalata. Venerdì a pranzo crema di zucchina e per cena pesce con patatine. Sabato a pranzo carbonara, per cena pizza e domenica a pranzo messo risotto, che è tantissimo che non lo faccio. Io nel periodo invernale faccio molto il risotto al latte. Per cena ho messo polpette al sugo. Vi lascerò, mi ricorderò una foto del menù perché spesso mi dimentico e poi me lo chiedete, quindi ho piacerissimo lasciarvelo. Allora, un altro modo secondo me per fare la spesa, diciamo, con intelligenza o comunque per risparmiare, è andare al supermercato con la lista della spesa, insomma, delle varie spese che dovete fare. Ecco, io andrò ai primi del mese, forse andrò al centro commerciale discount, che è tipo il di più. Andrò poi a fare la spesa di omogenizzati, credo, alla Coop. Quindi penso che mi dividerò in 2 giornate come lo scorso mese le spese, così da non avere tutto un carico in una giornata sola. E poi alle Sirene Blu per pannolini, salviette, qualche prodottino per pulire e qualcosina per l'igiene personale. Allora, ricapitolando, come posso risparmiare, soprattutto in questo periodo che la spesa è molto aumentata? Io mi sono segnata, vedete, siamo alla domanda 6, risparmio spesa. Allora, andare con un menu, seguire una lista. Io quando diciamo me le scrivevo, perché ormai devo dire vado a memoria, motivo per cui ricordo sempre i prezzi, che mi dite sempre come fai a ricordare, è che facevo proprio una lista dettagliata sul quadernino e scrivevo frutta e mi scrivevo la frutta che compravo e più o meno il prezzo che andavo a spendere, verdura, quindi mettevo insalata, pomodori, broccoli, tutto quello che dovevo comprare con in parte il prezzo. Poi mettevo pesce, carne, secco, con secco intendo pasta, riso, caffè, zucchero, tonno, insomma tutta questa tipologia di alimenti. E poi mettevo colazione, dove mettevo magari latte, biscotti, merendine, lievito, farina, anche se farina andrebbe nel secco, ma me la mettevo lì per mia preferenza. E poi tiravo una somma per capire più o meno quanto sarei andata a pagare in cassa e non avere brutte sorprese, lasciandomi sempre un budget di 10 euro per sforare, se magari 10 euro, 20, quello che preferite, insomma. Perché magari c'è sempre la cosina, il ninnolino che ci va di comprare, la cosa per il bambino, per il figlio, insomma, ecco, quindi io ho sempre fatto così. Quindi lista, menu, lista dettagliata, menu, volantini. Io tuttora guardo molto i volantini online, non quelli che mi arrivano per posta perché preferisco ormai guardare dal telefono. E quindi consulto un po' le varie offerte, vedo se magari cambiare supermercato, provare da qualche altra parte. Io tra i supermercati ho Coop, che per me è la mia preferita, Lidl, ogni tanto IO, ogni tanto PAM, ogni tanto Aldi. Menù equilibrato, che secondo me è il migliore, nel senso equilibrato che ovviamente deve rispettare i gusti della famiglia, ma anche rispettare le categorie di cibo, quindi mangiare un po' di tutto, insomma. Poi ovviamente ognuno ha le
le sue preferenze, c'è magari chi non mangia carne, chi non mangia pesce, chi non mangia certi tipi di verdure, insomma, accontentare ovviamente i propri gusti e della propria famiglia. Colazioni e dolci a casa, ecco, io mi vedete spesso che vado al bar a far colazione con i miei bambini, ma per me è una coccola, mi piace, ecco. Però sicuramente la colazione fatta in casa ha tutt'altro gusto, tutt'altro sapore, anche io la faccio a casa, mi compro spesso le briochine congelate e me le metto in friggitrice ad aria, così mi sembrano quelle del bar, sono praticamente uguali. I dolci fatti in casa, quindi magari una bella ciambella che dura comunque un paio di giorni in frigo, una bella torta anche da mandare magari a scuola al bimbo, ecco, quindi anche questi secondo me sono ottimi modi per risparmiare. E un'altra domanda è, secondo te fai una spesa equilibrata? Sì, secondo me sì, poi ognuno ha il proprio punto di vista, quindi magari per qualcuno la spesa che faccio io è futile o magari non è fatta bene assolutamente. Però io la ritengo equilibrata perché appunto comunque cerco di comprare tanta frutta, verdura, formaggi, pesce, carne, pasta, riso, insomma cerco veramente di far mangiare bene tutti, me compresa, bimbi soprattutto, quindi sì, secondo me sì. Insegnerai ai tuoi figli questo metodo? Sì, assolutamente. Alex sa già come fare le liste della spesa, mi ha visto farle tante volte, ogni tanto le fa ancora con me. Prima proprio me lo mettevo vicino in modo da insegnare, scriveva i prezzi, magari ero al lavoro, era con mia suocera, arrivavo a casa, mi dicevo, ho fatto la lista della spesa, scriveva il mi ricorderò sempre, burro 2 euro, insomma, sì, assolutamente perché li può aiutare proprio nella vita anche quando saranno più grandi. E i prezzi sono in aumento, quali sono le tue ricette top per risparmiare? Allora, me ne sono scritte alcune che ora vi dico. Come carne mi sono messa bistecche e ferri, perché comunque le fettine accoppate che prendo spesso, diciamo, rimangono tra le più economiche e quando non le trovo grandi, faccio come degli involtini e o le faccio al sugo, quindi involtino di fettina accoppata con dentro magari un po' di formaggio, oppure faccio la cotoletta, oppure se sono quelle belle bistecche grandi le faccio ai ferri, accompagnati magari da delle tegoline o fagiolini verdi. Il polpettone ripieno, che secondo me rimane tra le ricette più economiche, ripieno con magari spinaci, prosciutto cotto, garbanino, mozzarella, uova sode. Insomma, c'è da sbizzarrirsi, accompagnato sempre o con patate o con verdure o con insalata. Come pesce, sicuramente in questo periodo quello congelato si risparmia. A me piace molto il tonno, anche a mio marito e da un po' anche ad Alex. E mia suocera non sempre lo mangia, quindi lei è un po' particolare, va diciamo a periodi, ecco. Quindi sicuramente il pesce congelato permette di risparmiare, oppure magari prendere quello fresco, magari anche per dire, io trovo spesso lo smeriglio che ha un buon prezzo, si può fare una bella pasta, magari smeriglio e melanzana, anche se devo dire a volte è decongelato. Comunque magari prendiamo del merluzzo congelato che solitamente è nelle buste da 600 grammi o da 1 chilo e lo facciamo magari al forno, magari impanato, in friggitrice ad aria, semplicemente magari con un po' di olio e aglio in padella, accompagnato magari da dei pomodorini e con delle patatine per accompagnare ancora meglio. Oppure magari prendere delle bistecchine di tonno congelate, oppure il merluzzo, quello che preferite, fare dei fish burger, quindi fare proprio il panino come McDonald's, panino, la fettina di pesce, l'insalata, un po' di maionese e accompagnare sempre con patatine o con zucchine grigliate, insomma, quello che più preferite. Come pasta, la pasta c'è da sbizzarrirsi, sicuramente ci sono tante tante ricette economiche, pasta al bianco, pasta con la panna, pasta al ragù, pasta con le verdure, pasta svuota frigo, quindi magari avete una melanzana, un po' di sugo, fate un sughetto, e pasta col tonno, insomma, veramente tanto. Come uova frittata, omelette, frittata di spinaci, frittata di verdura, frittata con il Wurster che piace tanto anche a mio figlio, e
E il contorno io accompagno sempre con broccoli, con zucchine, con carote, insomma mi sbizzarrisco, cavolfiore, insomma. Adesso poi che cambia la stagione arrivano tante tante buone verdurine e le creme e le zuppe, quindi noi facciamo tante creme, avete visto anche dal menù, crema di carota, minestrone a mo' di crema, quindi frullato, io lo preferisco, devo dire, crema di patate, pasta fa patate, fagioli, insomma veramente ce ne sono tante. Un ultimo modo per risparmiare è utilizzare detersivo multiuso. Detersivo multiuso, ovvero quelli che vi faccio vedere spesso, che qui potete pulire bagno, cucina e anche a terra. Quindi spendendo 2 euro, a volte anche semplicemente 1 euro, 1 euro e 50, potete pulire più zone. Qualcuno dirà: tu dai questo consiglio, però ti vediamo acquistare poi diversi prodotti. Io per molto tempo ho usato i prodotti multiuso, quindi pulivo con un solo prodotto più zone, ci sono anche dei video nel mio canale. Questo periodo preferisco così, sto provando più detersivi, compro sempre comunque in offerta e anche se magari vi sembra che ne compro tanti, alla fine non ho nessun tipo di scorta, quindi magari il primo compro lo sgrassatore per la cucina, il 10 lo ricompro, o sono a metà o lo sto finendo o magari lo ricompro perché so che poi entro la fine del mese lo finirò e quindi ce l'ho lì, però non faccio scorte, non ho proprio stipetti di detersivi con dentro chissà che, assolutamente no, quindi quello che compro, uso, finisco e ricompro semplicemente. E preferire negozio apposito di detersivi che ha il suo pro e il suo contro, come per ogni cosa, nel senso che andare magari da Tigo Tacco e Sapone, CAD, Sirene Blu, si è più tentati nell'acquistare, questo lo vedo anche su me stessa, ma allo stesso tempo ci sono molte più offerte rispetto ad acquistare i detersivi all'interno del supermercato. A me capita che ogni tanto mi dimentico e poi magari lo prendo al Lidl, ecco, Lidl avevo preso l'eco spray per il bagno e non mi è piaciuto, lo sto finendo ma non mi è piaciuto, quindi poi si finisce magari con l'acquistare dei prodotti che si pagano di più e che magari nemmeno ci piacciono tanto. Dall'altra parte c'è da dire che magari vado per dire antiguità, voglio spendere, faccio un esempio, 10 euro, poi vedo tante altre tentazioni ed esco col carrello da 30, da 20, da 15. Da di più rispetto al budget che mi ero fissata. Lì purtroppo sta un po' a noi dire no, sono entrata per comprare questo, posso comprare solo questo e compro solo quello. Ecco, io comunque la lista me la faccio sempre anche delle sirene blu e poi ogni tanto devo dire sforo e lo dico sempre nei video. Ad esempio, il mese scorso ho speso un po' di più, ma perché avevo anche bisogno di alcuni prodotti specifici per i piedi e quindi ho speso un pochino di più. Ci sono delle spese in cui magari mi ritrovo a dover comprare deodoranti per tutti, crema per il viso per me, per mia suocera, crema per il corpo e per forza di cose poi lo scontrino poi sale, ecco. Però se io mi impunto e dico no, vado a Tigotà e spendo e posso spendere solo 10, 20, quel che sia, rispetto al budget e ci starò male perché magari non posso acquistare quella cosa che ho visto e la prenderò la volta dopo, però sicuramente secondo il mio punto di vista andare in un negozio apposito fa risparmiare. Vi dico anche che andare in macelleria molte volte lo preferisco perché la dimensione della carne, ad esempio delle bistecche, è molto più grande, sono delle belle bisteccone al supermercato, sono sempre più ristrette, una cosa incredibile. E poi comunque, insomma, è bello andare in macelleria e io devo dire che alla fine mi conviene di più andare in macelleria. Ultimamente non sono andata perché comunque è un po' che sono sola con i bimbi, nonostante vedete che c'è mia suocera, si era anche affacciata, ma è un periodo, insomma, per lei delicato, quindi vado, sono andata anche con loro a far spese, quindi magari per non dover andare di qua, di là, di qua, di là, faccio tutto magari nel supermercato, però poi torno a casa e mi pento perché anche le confezioni di carne trita al supermercato non è come quella della macelleria. Ecco qua, se riesco però la metà del mese di settembre vado in macelleria.
Detto questo, ragazze, ho finito la mia scaletta dopo 29 minuti. Spero veramente che questo video vi sia piaciuto, vi abbia stimolato, dato qualche spunto, qualche idea, che è quello che mi piace farvi arrivare. Se voi ne avete, mi raccomando, scrivetemele nei commenti o su Instagram. E nulla, ragazze, io ora vi saluto, vado un po' a riposare anch'io e ci vediamo poi nel prossimo video. E non vedo l'ora di sapere cosa ne pensiate di questa scaletta che ho seguito, questi spunti, questi piccoli trucchetti che secondo me possono essere utili. Vi mando un bacio enorme e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!